e pizza. Ecco qua, Iopino, ecco qui, oggi presentiamo la schiacciata impanata, guarda qui. La schiacciata impanata è uno street food che abbiamo inventato per mangiarlo in piedi, qui durante la festa, ammirare lo spettacolo e assaggiare l'impanata dentro questa sfoglia di pizza. Quindi impanata, cipolla all'aceto e friggitelli fritti. Buona. E assaggia la Puglia. Va bene. Ciao Giampiero, grazie. Sai che in Puglia sta Iopino? E sta pure la sagra dell'impanata, vero? Sai che sto reggendo anche il microfono, quindi cerca devi alzare anche un po' la voce. Dai. Mi raccomando, comunque grazie per essere venuto qui alla nostra sagra, anche a tutte le persone che sicuramente vedranno il tuo video. E vi ringrazio di aver partecipato, sì, spero tanti. L'anno prossimo ancora meglio. Sì. Molti di più. Ringrazio sempre anche Amanda. Grazie. Grazie a te presidente, grazie per averci coinvolto in questo bellissimo evento. Mi avvicino ancora di più, mi sento. Ma mi sentono lo stesso perché dicono che io urlo. Invece no, stasera cercherò di non urlare, anzi, stasera ci divertiremo con il nostro ospite Tommy Terrafino, quindi stasera ci divertiamo. Sapete che lui viene direttamente da Made in Sud e io ho avuto la fortuna di conoscerlo tantissimi anni fa. Non ti dico quanti anni sono perché altrimenti sembro troppo vecchia e non mi pare il caso. Diciamo. Presidente, senza età. Come sarà questa edizione? Spettacolare. Spettacolare. Che cosa ci aspetta in questi giorni? No, io mi auguro che la gente che venga si trovi a suo agio, sì. E che comunque trovi i prodotti tipici locali, che sono la cosa più importante, certo. No? Quindi noi quello vogliamo valorizzare, i piatti tipici di Castellana. Stiamo cercando anche di far valorizzare il piatto tipico dell'impanata a livello nazionale. Domani sera ci sarà un dibattito aperto al pubblico. Ci farebbe piacere che parecchia gente venga ad ascoltare per capire cosa stiamo facendo per Castellana. Tutto il resto è storia. È storia. Anzi, forse domani faremo di cambiare proprio la storia. Dai. Quindi se ci venite a trovare sarà veramente una grande serata, perché abbiamo bisogno dei cittadini, specialmente dei cittadini di Castellana Grotte, perché il tutto nasce proprio da qui, questo progetto nasce proprio da qui. Quindi ci vediamo 16 e 17 settembre qui in Largo San Leone Magno, Castellana Grotte, la sagra dell'anno prossimo, dell'impanata dell'anno prossimo. Sì, cioè se non riuscite adesso venite anche l'anno prossimo. No, vabbè, però possono sempre seguirci, perché noi siamo sempre online, quindi va bene. Grazie. Ciao Tommy, ci troviamo qua a Castellana dopo tanto tempo. Non è che ci ritroviamo, perché con Iopino abbiamo avuto il piacere di vederci e viverci già diverse altre volte, quindi è solo un piacere. Grazie. E allora, perché sei qui? E perché sono qui? Bella domanda. Hanno voluto fare sta roba, no, con grande piacere farò parte dello spettacolo serale di questa sagra dell'impanata a Castellana, insomma, che io poi non avevo capito benissimo di cosa si trattasse, e poi nello specifico ho assaggiato tutto, adesso è tutto molto più chiaro, insomma. Quindi l'impanata è? L'impanata è questo piatto tipico delle origini pugliese, fatto di cicoria selvatica, le fave secche passate e i tocchettini di pane. E poi c'è chi se la tira un po' e ci fa la variante con la cipolla, col peperoncino, con quello. Però credetemi, in tutte le varianti che ho provato sono tutte eccellenti ed è giusto che venite a provare questa specialità pugliese. Quindi l'eccellenza di Castellana, Ambanot. Come che con l'accento giusto, Ambanot. Va bene, grazie Tommy, un abbraccio e un bocca al lupo. Grazie a voi e continuate a seguire, perché bisogna dare man forte a queste piccole realtà locali che tengono in piedi l'informazione. Grazie a tutti. Ciao. Ciao.
sagra dell'impanata, la vedi più attiva Castellana? Sì, sì, Castellana è piena di gente quando c'è movimento, quando fanno qualche organizzazione, Castellana è fantastica. Più di questo non vi posso dire. Venite a Castellana perché ci sono io. Di dove sei? Sono di Tolosa, in Francia. Ti è piaciuta la sagra? Sì, molto, molto, mi piace molto. Hai assaggiato l'impanata? Sì, ho assaggiato la impanata e mi piace, è davvero molto buono. Ti aspettiamo prossimo anno. Sì, certo. Ciao. Ciao. Di dove sei? Io vivo, sono di Castellana, ma vivo da 5 anni in Inghilterra, in un piccolo paesino sulla costa che si chiama Rye. Wow. Però sono in ferie, finalmente. Quindi sei in vacanza? Sono in vacanza qui e sono venuta a vedere la fiera. Mm-hmm. E sono appena arrivata. Devo dire che come primo impatto, brava, mi hanno rubato le parole di bocca, molto bello. Finalmente c'è vita a Castellana, e qualcosa di fresco e nuovo. Ti manca l'impanata? Un po' sì, diciamo che lì in Inghilterra è un po' complicato trovarla, quindi ecco perché approfitto di queste fiere così da rispolverare un po' le tradizioni, che male non fa. Quindi tu hai detto che sei appena arrivata? Sì. Quindi non hai assaggiato ancora? Non ancora, non ho avuto il piacere di assaggiarlo, spero di fare subito un assaggio perché c'ho fame, però c'ho tanta fame. Grazie. Di niente, a buon voi. A voi, buona serata. Di dove sei? Di Castellana Grotte. Secondo te è più attiva Castellana con la Sagra dell'Impanata? Sì, sì, molto, molto più attiva, sì, sì, c'è più gente, quindi... Ti piace come è stata organizzata la festa? Bellissima, molto bella, anche gli stand, quindi molto bello, bello tutto. Sia da vedere che da mangiare. Che da mangiare, soprattutto da mangiare, da quindi bere. Quindi hai provato quindi... l'impanata? Sì, ho provato l'impanata, spettacolare, buonissima. Grazie, grazie a te. Ciao, ciao, buona serata. Di dove sei? Castellana. Secondo te è più attiva Castellana con la festa, con la sagra dell'impanata? Qualsiasi cosa si faccia è sempre positivo e dà movimento e dà lustro a Castellana. E hai provato già l'impanata? E la normalmente la si fa in casa, per cui diciamo quella locale. Ok. Cosa ti piace in particolare di questa festa? Vabbè, niente, l'importante è che la gente c'è, che gira, che si diverta, che esca dopo 2 anni di pandemia di blocco, per cui è tutto positivo. Anche perché siamo senza mascherine. Brava. Finalmente ci possiamo abbracciare. Liberi. Grazie mille, grazie, buon proseguimento. Siamo in compagnia della segretaria e del vicepresidente dell'associazione Castellana Conviene e vorrei chiedervi come secondo voi sta andando la festa. Allora, per noi sta andando benissimo, penso che sia e rimarrà sempre un evento particolare, una sagra dove ci si ritorna nel passato con le vecchie origini. Quindi noi siamo fieri perché c'è tanta gente che ancora non conosce cosa sia l'impanata e doverlo spiegare è molto bello perché riesci ad arricchire tutto con tanti dettagli. Lo scopo dell'impanata è, non è solamente raccogliere tanta gente, ma di far conoscere, come diceva Mara, il nostro piatto tradizionale. La novità di quest'anno è che forse riusciamo a far inserire il piatto dell'impanata in un gruppo di, si chiama PAT, prodotti agroalimentari tradizionali, che è una novità della regione Puglia, che vuol creare un albo in cui inserire tutti questi piatti tradizionali per poterli divulgare, promuoverli e farli conoscere anche all'estero. Stiamo aspettando anche forse dal Ministero della Sanità un intervento, perché il dottor Giannelli, il direttore generale dell'ospedale, si sta interessando, forse sto anticipando qualcosa che non dovrei, però dico lo stesso perché mi fa piacere, si sta interessando per inserire anche a livello del Ministero della Salute questo piatto tradizionale, insieme a tanti altri tradizionali di tutta l'Italia naturalmente. Comunque è un piatto vegano, diciamo, perché non
magari si potrebbe proporlo anche da questo punto di vista? Certo, perché comunque gli ingredienti sono le verdure, sì, le fave e poi il pane. Sì. E ovviamente da qui ci sono i condimenti, diciamo i contorni, che sono di peperoni, quindi un'altra, un ortaggio, e c'è la fatidica cipolla che insomma è molto conosciuta. Quindi è veramente un piatto che può sembrare elaboratissimo, però viene fatto con ingredienti semplicissimi. Grazie. Grazie a voi. Vi ringraziamo. Arrivederci. Arrivederci. Dalla Sagra dell'Impanata per oggi è tutto. Sai che in Puglia può interessare e coinvolgere anche te.